Buongiorno e benvenuti a tutti al Meteo Finanziario a cura di salvoimprota.it. Oggi è lunedì 11 gennaio 2010. La reazione al dato negativo sull'occupazione rilasciato venerdì negli Stati Uniti ci permette la misura del sentiment. Il fatto che i mercati azionari, dopo una prima reazione negativa, abbiano ripreso la via del rialzo con bassa volatilità è indice di una prosecuzione del trend rialzista. Trend is your friend è l'unica massima sempre verde. Pertanto, siccome i prezzi scontano tutto, è probabile che avevano già scontato i dati negativi economici e che sono stati comunicati e che verranno anche comunicati in seguito. Nonostante io stesso non capisco come, soprattutto l'S&P 500, possa continuare nella sua marcia rialzista senza una salutare correzione, mi adeguo e con la rottura di 1130, come annunciato nel meteo del 4 gennaio, sono andato al rialzo. Il petrolio e le materie prime in genere, oro compreso, guadagnano sull'onda del dollaro debole, che in nottata ha superato l'1,45 contro l'euro, tutto secondo il copione dei carry trade e della liquidità che rimarrà abbondante. Venendo ai titoli italiani, sotto i riflettori Unicredit, per l'eccitazione relativa all'aumento di capitale, chissà dov'è quel professore che preconizzava il fallimento per l'abuso della leva, comprare. Fiat tenta una risalita sopra i 10,70, anche qui comprare. Per quanto riguarda il Forex, nonostante tutto, regge lo stop sul neozelandese 0,7415, mentre sull'australiano no, 91,70. Il dollaro sembra avviato verso ulteriori perdite contro euro, sopra 1,45. Mantenere le vendite di neozelandese con stop sopra 0,7450, vendere dollaro yen con obiettivi in area 91,40 con stop sopra 92,80, comprare euro dollaro con obiettivi a 1,4550 e stop sotto 1,4440. Saluti a tutti e buon trading da salvoimprota.it.